Nella suggestiva cornice di Montefiore Conca, uno dei borghi più belli d'Italia, in provincia di Rimini, è andata in scena la 14ª edizione del prestigioso evento culturale Premio Letterario Internazionale Montefiore, uno dei maggiori concorsi italiani, patrocinato dal comune di Montefiore Conca e organizzato dall'associazione culturale Pegasus di Cattolica. L'associazione promuove la divulgazione della parola scritta con eventi di notevole rilievo, collaborando con importanti circoli culturali e con organizzazioni di grande prestigio. Alla serata evento erano presenti il patron della manifestazione, Roberto Sarra, e il sindaco di Montefiore Conca, Filippo Sica. Ospiti della serata, tra gli altri, la giornalista della stampa estera, Lisa Bernardini, e il generale dei carabinieri, Antonio Federico Cornacchia. La manifestazione quest'anno ha ricevuto 1200 iscrizioni di libri provenienti da tutto il mondo. Tra quelli selezionati dalla giuria che si sono avvicendati sul palco del Teatro Malatesta, vi erano volumi di autori italiani, olandesi, portoghesi e indiani. Questo è un premio che devo dire, quando alla fine va avanti da sé, nel senso che negli anni è piaciuta la connotazione molto, molto letteraria, molto culturale, a differenza di altri nostri premi che alla cultura abbinano molte cose dello spettacolo, qui c'è un contesto culturale molto importante, ci sono stati nomi di spicco negli anni, da Pierluigi Panza a Michele Cucuzza, membri dell'ONU, segretari di altri paesi, eccetera, per cui sinceramente consoli dell'Ecuador, eccetera, per cui diciamo che è un premio che è riuscito a catalizzare in questo borgo medievale, che è una vera chicca, uno dei più belli d'Europa, tanti personaggi che sono venuti qui e che sono affezionati a questo borgo ridente, ricco di cultura e di cose importanti. Vincitore assoluto del premio, Gian Ettore Gassani, scrittore e avvocato del diritto di famiglia, con l'opera L'ultimo abbraccio di Arcos Edizioni. Grazie veramente alla giuria, questo premio straordinario. Tra l'altro vincere su 1200 romanzi, ovviamente, è una grande. Non è una passeggiata. Non è affatto una passeggiata come non è stato questo libro. Questo è un libro che ho scritto in anni, perché sono storie vere di bambini in orfanotrofi in Ucraina e di un anziano che sta per la loro vita. È un libro drammatico ma anche pieno di speranza, la forza di farcela, di non arrendersi mai. Il premio speciale alla carriera giornalistica è andato alla giornalista Alessandra Pesaturo, che attualmente si occupa del telegiornale della storica emittente privata regionale del Lazio, Rete Oro. Ricevere un premio è sempre importante, riceverlo in questa sede, che è una sede istituzionale, comunque è un borgo medievale tra i più belli d'Italia, è molto emozionante, soprattutto perché per me è un premio alla carriera e vuol dire che fino ad oggi ho fatto un bellissimo percorso. E quindi ringrazio gli organizzatori, ringrazio chi mi ha segnalato e la giuria che me lo assegnerà.